Ciao ragazzi, siamo tornati. Sì, vi devo delle spiegazioni. Allora, innanzitutto, sono mani del Clash, non è perché sono entrato in Clash, quindi evitate nei commenti di dire ma sei entrato nei Clash. No, ragazzi, non sono entrato nei Clash, è una maglia che avevo da quando ero in Clash Italia, e ce l'ho ancora. Detto ciò, ragazzi, prima di tutto vedete un'angolazione diversa della webcam, solo perché me ne sta arrivando una nuova, più potente, migliore, qualità maggiore, la vedrete poi in futuro. E questa per sbaglio, quindi l'ho posizionata qui e non riesco più a muoverla a causa dei fili. Non riesco a spiegarvelo bene, ma non riesco a muoverla, e questo è il fatto che dovete capire. Quindi quando mi arriva una nuova, poi la metterò qua di fronte, avrete di nuovo la inquadratura frontale, mi vedrete come sempre. Per oggi e per i futuri video, pochi video, mi vedrete così. Detto ciò, quali sono le spiegazioni? Perché non ho più portato PowerPlay? Aspettate che ve le porto le spiegazioni. Ecco A few moments later. qua le spiegazioni, ragazzi. Un semplice quaderno pieno di appunti. Sì, perché ho un esame, ragazzi. Un esame l'1 e un altro il 3. Sto studiando a valanga e non ho avuto il tempo di registrare né di poter fare alcun video. Un'altra spiegazione che vi devo è che per questa season continueremo la stagione in random. Ci sono stati disguidi con i miei compagni, quindi preferisco continuare la carriera, la stagione in random. Quindi niente, la vedremo in random e soprattutto durante questa stagione, mancano gli ultimi 5 giorni, li faremo esattamente a scopo di terminare le sfide. Perché del pass, ragazzi, manca 5 giorni e termina, io ho bisogno di terminare le sfide, quindi utilizzerò proprio PowerPlay per mettermi avanti con le sfide. Detto ciò, ragazzi, alla fine del video, come avete letto dal titolo, guarderemo i nuovi gadget che usciranno nel gioco e vi dirò la mia. Detto ciò, state connessi e ora andiamo al volo con la prima partita. Ok, ragazzi, la prima partita andiamo con Brock perché, come sapete, ho le sfide da fare. Assieme a Brock, 160.000 di damage, ne ho già fatto un po' e quindi terminiamo questo damage. Abbiamo doppio Bonani, cioè noi abbiamo Bonani, anche loro ce l'hanno, solo che loro ce l'hanno fatto decisamente meglio. Io spacco chiaramente qua per evitare che il Nani si fiddi e sto, ragazzi, laggando da morire. Spero che lo notiate, sto laggando da morire, mi sta andando a scatti il gioco, quindi top di inizio, davvero top di inizio di Obono. Non diciamo brutte cose, speriamo che quello abbia spaccato il totem, in teoria lo ha fatto, quindi mica male. Io sto indebolendo il Bo e tutto il team. Va bene, kill per kill. Il nostro Nani per qualche motivo, ragazzi, ha tirato la testa sul muro. Non mi interesserà più dei punti per questa stagione, ragazzi. Importante fare la sfida e di danni con Brock ne ho fatti davvero tanti al momento. Ecco, però magari non buttiamo la partita in questo modo. Mortis non me lo aspettavo, sinceramente, lì. Arriva adesso la testa. Oh, anche loro almeno l'hanno failata. No. No. Ragazzi, ho giocato malissimo in questa situazione. Non ho capito come ho fatto a non killare il Nani, sinceramente. Anche perché laggo, ragazzi, guardate come si muove Brock a scatti ed è insopportabile. Io vi giuro, non sopporto una cosa del genere. Fixate i server, fixate. La connessione. Non è la mia connessione, quello è il problema, ragazzi. Forse la mia connessione capirei anche. Ma perché il nostro Nani è. Non è normodotato per non dire altro. Cioè, ma come fai a smirare che ci sono tre avversari davanti a te e te vai su un muro? Da quanto tempo giochi, Nani? Dio buono. Incommentabile, facciamo i danni giusto per metterci avanti. E niente. Mommy non tiltare. Mommy non tiltare, andiamo con la seconda. Prima di continuare, ragazzi, vi volevo far vedere al volo il profilo del Nani. Ecco, da qua si capisce tutto. 22.000 coppe, 4.000. 4.000 win 3v3 e 1.200. Ora si comprende il motivo dello spirare tutte quelle teste. Eccoci con la seconda. Vediamo un pochino di combinare stavolta una win. Di nuovo Bonani, noi abbiamo colte poco. Non il top del top. Ma noi ci proveremo comunque. Spacco di nuovo lì. Sfortunatamente stavolta non ho beccato il Nani. Zero hit. Aiaiai, male male. Vorrei davvero usare Mortis, ragazzi. Il problema è che non ho sfide con Mortis. Altrimenti veramente li avrei mangiati tutti gli avversari. Bravo il Poco, comunque. C'è da dire che cura davvero bene. Io non capisco come abbia fatto a smirare qua. E ci sono anche crepato. Male 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 da parte mia. Però
Ho l'ultimo gadget che devo usare bene per spaccare quel totem lì. Spaccato, chiaramente. Non posso lasciare i nani farsi la ulti. Scusate un attimo, mi concentro. Nulla ragazzi, ho tutti gli avversari di oggi top player. Dio bono! Ma com'è possibile che c'è rimasto vivo? Non comprendo ragazzi, non comprendo davvero perché uno debba giocare poco in sta mappa. Colt ci può anche stare, ma poco, ma dove lo vedi poco? Ma poi per Dio, perché non muoiono sti avversari? Non ci crepano, ragazzi, vi giuro, non ci crepano. E anche questa è persa. Dio bono. Vabbè, ripeto, la season ormai è buttata. Sì, qua si cavolano pure, ma imparaste a giocare un minimo. Di nuovo, il boy hittato 0 volte. Boh, vabbè, io non comprendo. Vorrei tiltare ragazzi, poi però mi ricordo che la season comunque è già buttata, quindi non tilto. Lasciamo perdere. Eccoci con la terza ed ultima. Iniziamo con una laggata assurda, quindi benissimo. Start migliore non si poteva chiedere, non si poteva desiderare. Allora, Piper stavolta, Piper Bonani. Comp buona, eh. Abbiamo beccato 4 volte, una comp comunque buona, quella degli avversari intendo. Porco due. Ragazzi, se usa il gadget non c'è nulla da fare. Ho sbagliato io. Qua sono partito male io. Ma sono uno che, raga, deve fare i danni. Cioè, non mi interessa proprio di vincere, come ho detto prima. Anche se di danni, ragazzi, ne ho fatti davvero poco. E difatti la sfida non l'ho ancora terminata. Oh, ragazzi, i miei compagni mi venissero ad aiutare. Per l'amor di Dio. Mi venissero ad aiutare, che ero lì mezz'ora a fightare con una Piper e un Nani e nessuno è venuto di supporto, però va bene. Allora, molto bene che loro non riescano a posizionare totem, posizionato ora. Anche questo, per l'amor di Dio, potevo farlo fuori. No, vabbè ragazzi, gli avversari di oggi vi giuro, non stiamo ancora vincendo ragazzi. Niente, niente. Avversari top player oggi, boys. I nostri nani, o ce ne fosse uno che azzeccasse la ulti. Uno. Vabbè, anche questa è andata, ragazzi. Tre belle lose epiche. Ci volevano, d'altronde. No, ho regalato la win. Ho regalato la win agli avversari io, con l'ultima morte. Non siamo in forma, ragazzi. Si vede che questa pausa ci ha fatto calare di prestazioni. Si vede proprio. Si vede. Tanto anche. Detto ciò, nulla ragazzi. Andiamo a vedere al volo se almeno la sfida abbiamo terminata. Non abbiamo terminato neanche quella, quindi flop totale. Ora andiamo al volo a guardare ragazzi i nuovi gadget. Ce ne sono alcuni che sono davvero una cosa assurda. Eccoci qua ragazzi. Abbiamo un video su Twitter, postato su Twitter, e che ci spiega bene cosa faranno tutti i gadget. Partiamo con Tick ragazzi. Il Tick avrà un gadget decisamente migliore rispetto al primo. Si creerà uno scudo attorno a sé. Che durerà un secondo. Dopo quel secondo, lo scudo infliggerà 1000 di danno al nemico vicino, se hai un nemico vicino. Allora, lo scudo per quel secondo ti para danni, quindi ti riduce comunque i danni. Dopo quel secondo esplode. Guardate qua cosa fa esattamente. Attiva lo scudo quando è vicino all'avversario, un secondo, ed esplode e leva 1000. Avete visto davvero? Che può essere molto, ma molto più utile rispetto ad il gadget che gli permette di scappare e lascia quella mina che leva 700. Perché qua levi 1000, è uno scudo che ti para dei danni. Molto, molto più comodo. Proseguiamo con, ragazzi, quello di poco. Quello di poco è davvero tanta roba perché annulla gli stun, annulla i grab, annulla qualsiasi effetto anche di riduzione di velocità che i tuoi compagni hanno. Inoltre, per un secondo dà l'invulnerabilità. Quindi, una volta attivato quel gadget, che vedete che ha un raggio immenso, i tuoi avversari sono immuni per un secondo
ha tutti gli effetti di rallentamento, stun, eccetera, eccetera, e soprattutto ha anche ai danni per un secondo, ripeto. Qualcosa, ragazzi, di davvero bello, eh? Quindi molto molto diverso rispetto al gadget che aveva poco prima, che semplicemente curava. Proseguiamo, ragazzi, con Nani. Semplicemente attivato il gadget, Nani, una volta che lo attiva, riceve dal colpo dell'avversario che gli sta arrivando solamente il 20% del danno totale. L'altro 80% invece va all'avversario. Vi faccio un esempio pratico così capite meglio. Guardate una Piper che vi spara un colpo da lontanissimo, che leva intorno ai 3000 qualcosa, lo sapete bene. Bene, se questa Piper spara e voi attivate il gadget con Nani, voi di quei 3000 vi prendete il 20% solo. Non so quanto sia il 20% di 3000, facciamo finta che sia 200. Non è 200, ma vi faccio un esempio perché non mi va di fare i calcoli. Quindi voi vi prendete 200. La Piper si prende i 2800 di danno. Avete capito? È qualcosa davvero di fortissimo perché è uno scudo in forma di gadget, che in più permette di fare danno agli avversari con il loro stesso attacco. Qualcosa di molto bello e intuitivo, qualcosa di nuovo che permette comunque a Nani di essere un po' più giocabile. Proseguiamo con Frank, ragazzi, che diventa mostruoso. Il suo attacco, una volta attivato il gadget, attira a sé gli avversari. In questo modo, ragazzi, potrete stunnarli, potete farvi la ulti, potete fare davvero tutto quello che volete. Poi c'è Tara che attiva tre ombre sul momento, che sono quelle ombre che però attaccano. E nulla. Genio, ragazzi, come vedete, spara 4 colpi. Questi 4 colpi, ragazzi, aumentano i loro danni in base alla lunghezza, al viaggio che fanno. Più è lungo il viaggio che fanno, più danno faranno. Questa cosa non la sapevo, non era apparsa nel Brawl Talk, ma scoprendola effettivamente sembrano molto molto utili. E poi come vedete si splittano i colpi, non è che vanno tutti e quattro su un avversario, ma vanno uno ad avversario. Quindi tanta roba il fatto che comunque si splittano, sono intelligenti e non vanno tutti sullo stesso avversario. Molto, molto bella come cosa. Poi abbiamo Mr. P, che avete visto che quando ha attivato il gadget. No, vabbè, ragazzi. Ah, ok. Solamente un pinguino. Mi sembrava un po' strano. Il suo attacco, una volta attivato gadget, spawna un pinguino solo. Io credevo spawnasse un'altra torretta e che quindi ci fossero due torrette di pinguini. Lì Mr. P sarebbe il brawler più sbloccato del gioco. D'altronde spawna solo un pinguino. Allora non lo vedo, non la vedo più di, non lo vedo più di utile questo gadget, ragazzi. Non mi sembra che abbia un'utilità mostruosa, sinceramente. Rosa, ragazzi, rallenta tutti gli avversari che sono dentro all'erba, a qualsiasi tipo di erba, per 3 secondi. E note, per quei 3 secondi infligge anche 100 di danno a ciascuno. Quindi Rosa molto molto utile. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e supportate il canale. Dobbiamo arrivare a 100.000 a fine anno, speriamo in bene. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.